facial recognition got a hit. Jesus Christ, it's ninjas. Ma hey Cooch, ben ritrovati dal vostro Andrea Link91 in questo nuovo episodio di Razma 11, 3 ogre all'attacco. Dunque, prima di fare delle cose molto importanti bisogna parlare con un uomo che sa tutto quello che succede, perché se no non possiamo andare avanti. Ma attenzione, arriva Canon. Ce l'ho fatta. Sono tornati indietro di 80 anni, all'epoca del mio bisnonno. Non vedo l'ora di dare un'occhiata in giro. Se Canon avesse la voce di Mark e Mark avesse la voce di Nobita, Doraemon, uguale. Solo che Doraemon viene da 100 anni nel futuro, vabbè. Siamo lì, mancano 20 anni. Ehi, ma guarda, è Canon. Che ci fai qui? Senti, scusa. Oh, guai in vista. Perché? Per caso sei tu il tizio che stiamo cercando? Quello che sa tutto? Te ne esci con una frase. Conosci per filo e per segno quello che succede a Lyoko, giusto? Se è così, abbiamo bisogno del tuo aiuto. Non ha avuto neanche il tempo di dirti sì o no, tu già parti in quarta, ma... Cosa? È sempre così. È vero. Secondo queste persone io appartengo a questa era. Nessuno dovrebbe sapere chi sono veramente. Beh, almeno Canon è più intelligente di Mark. Andrà tutto bene. Cosa? Andrà tutto bene? Cosa significa? Ah, quindi voi siete quelli che mi stanno cercando. Dal nulla arriva il vecchietto. Yo-oi. Un attimo, è lei l'uomo che sa tutto e che stiamo cercando? Allora, chi era quel ragazzo? Vuoi chiedermi qualcosa? Dimmi la formula magica e ti dirò tutto quello che vuoi sapere. Viva Los Emperadores, oh yeah! Anno 2000XX, l'ammiraglio Hillman e il suo gruppo di rivoluzionari. Cosa hanno da fare? Hillman e il suo gruppo di rivoluzionari. Ammiraglio Hillman, poi. Ray Dark non è stato in grado di sconfiggere Mark Evans, nonostante gli strumenti che gli abbiamo messo a disposizione. Interessante come sono evoluti gli eventi. Bosen, avviamo la fase 2 della missione Spaccatuono. È arrivato il momento di lanciare la missione Ogre. Ricevuto. La missione Ogre inizierà immediatamente. Un piccolo appunto, Ogre in realtà andrebbe letto Ogar. Però no, è brutto. Proprio io che pronuncio Raimon e Inazuma come andrebbero pronunciate, pronuncio Ogre come Ogre e non come Ogar. Però suona meglio, dai. Suona meglio Ogre. Attenzione, lo chiamano con un cellulare d'oro, oltretutto. Ogre Academy? Parla Dreis Bosen. Siete pronti? Sì, siamo pronti. Bene. Allora preparatevi a entrare in azione. Il vostro compito è neutralizzare Mark Evans e cambiare il corso della storia. Ricevuto. Andiamo, Ogre Academy! Signori, la nostra missione finale è distruggere l'odioso gioco del calcio e cambiare il corso della storia. Dobbiamo forgiare un nuovo destino per la nostra nazione. È giunto il momento che la nostra gente abbracci una nuova realtà. Non so perché ho fatto la risata malefica alla fine che non ci serviva. Attenzione però! Ehi! Ma allo stadio del pavone si stanno scontrando i grifoni della rosa contro l'Ogre Academy. L'Ogre Academy non può essere. Non hanno risparmiato neanche Football Frontier International. Questo significa che la storia sta cambiando. Devo fare qualcosa. Ah. Accidenti. Cosa? Pensate davvero di poter giocare a calcio vestiti così? È ridicolo. Niente paura, siamo pronti. Preparatevi, Ogre! È arrivato il momento della battaglia! Ma è impossibile!
Chi siete voi? Noi siamo l'Ogre. Distruggeremo l'umanità. Distruggeremo il mondo intero. L'Ogre? Ma di cosa state parlando? È ora di avviare la fase 1 della missione Ogre! Mamma mia. Ma li distruggono in questa maniera. Bisnonno! Cosa? Certo che... E tu chi sei? Ciao, bisnonno! Bisnonno! Piacere, io mi chiamo Canon Evans e sono venuto fin qui dal futuro. Bene. Ora è tutto più chiaro. Tu cosa? Chi si crede di essere? Pensa di poter apparire così dal nulla? E cos'è questa storia che viene dal futuro? E tu chi sei? Te l'ho detto, mi chiamo Canon Evans e sono il tuo pronipote. Cosa? Pronipote? Ma che stramberia stai dicendo? Ah, hai ragione. Forse dovrei spiegarti meglio. Ascolta, bisnonno, ti aspetto allo stadio del pavone. Ci vediamo lì. Ma come? È svanito nel nulla. Questo ragazzino spuca dal nulla. Dice di essere il tuo pronipote e poi scompare all'improvviso. Cosa hai in mente? Non lo so. L'unica cosa che so è che dobbiamo andare allo stadio del pavone. Mi hai rubato le parole di bocca, Mark. Letteralmente. Pronipote, vai allo stadio del pavone. Ma nel prossimo episodio, Cuccio. Io come sempre vi ringrazio per aver seguito anche questo episodio di Inazuma Eleven 3 Ogre all'attacco. Come sempre vi ricordo in descrizione i link per Twitter e Instagram e noi ci vediamo come sempre domani con dei nuovi video. Bye bye.